Allora, qui accadde un atto di barbarie incontrollata, inaudita, e accadde perché questo era il feudo di Cosa Nostra Corleonese, perché i corleonesi erano di casa a Trapani in ragione dei rapporti che avevano con i Messina Denaro, che già allora erano i rappresentanti della provincia. Quindi questo era il feudo dei corleonesi. Questa libertà gli ha consentito di fare di compiere un atto di inaudita barbarie, e dobbiamo, io ho detto che Trapani è molto cambiata, che le cose sono cambiate negli anni, è cambiata Trapani e oggi è una città meravigliosa. Dobbiamo ricordare che Cosa Nostra è quella di Pizzolungo. Questo è un punto della nostra memoria collettiva. Noi dobbiamo ricordare che la mafia è quella cosa lì, terribile, e che se abbassiamo la guardia domani possono ricrearsi le condizioni perché la mafia compia attentati del genere. Nello stesso tempo dobbiamo continuare come cittadini a chiederci, a raccontare ai ragazzi quello che è successo. Perché è importante che i giovani siano qui e sappiano che cosa è successo e che cosa era quel tipo di mafia, quell'organizzazione mafiosa, e nello stesso tempo dobbiamo continuare a chiedere verità e giustizia, aiutare Margherita Asta in questa sua battaglia per capire perché un giudice arrivato a Trapani da 2 settimane doveva saltare in aria col tritolo. Questa è una domanda. Ci sono state sentenze, naturalmente, si è compreso che è stata una strage mafiosa, si dovrà ancora nel futuro comprendere, ma lo dovranno fare i magistrati, ma lo dovrà fare chiunque oggi si occupa, perché a tanti anni da quella strage è bene che se ne occupino gli storici, se ne occupino i giornalisti, chi scrive libri deve fare un'attività di ricerca, perché ancora c'è molto da scandagliare, ovviamente, su questa vicenda. Dottore Paci, un'ultima domanda. A questo proposito, è il compito dei magistrati trovare la verità, ma è possibile per i magistrati riuscire a scrivere la completa verità su fatti in cui spesso la mafia è soltanto una delle componenti, uno dei tasselli che raccontano questa verità? Ci sono troppi episodi su cui i magistrati giustamente indagano da anni, compreso questo della strage di Pizzolungo, penso anche alle stragi del 92, in cui poi raggiungere la verità per i magistrati non è sempre facile. Allora, i magistrati a volte trovano anche dei limiti che sono dati per esempio dalle sentenze di assoluzione che ci sono state, che mettono un sigillo ormai irrevocabile sulla determinazione di alcuni fatti. Io credo che lo sforzo deve essere collettivo, i magistrati non devono essere lasciati soli in questo tentativo, perché è un tentativo che a distanza di quasi 40 anni sfiora, diciamo, il limite dell'impossibile, perché trovare le prove nei confronti di soggetti, molti dei quali oggi non ci sono più, o sono ormai hanno un'età per la quale insomma difficilmente potrebbero poi essere chiamati a rispondere dei loro fatti. Questo è un fatto che ormai deve riguardare complessivamente tutto l'apparato, non solo l'apparato della repressione, ma anche di chi fa storia, scrive, parla ai giovani e verifica che cosa è successo. Questa è una verità da consegnare anche agli storici, perché la strage di Pizzolungo si innesta su una vicenda troppo complessa, perché erano complessi gli anni, erano complesso il periodo, era complesso il periodo che stava attraversando Cosa Nostra. Quindi la ricostruzione di quei fatti è una ricostruzione talmente articolata che richiede lo sforzo di tutti. L'importante è che questa non sia una strage dimenticata.